Aspiranti fotografi, buongiorno. Oggi sono qui ancora più da solo dell'altra volta per parlarvi della fotografia e di come un occhio esperto è diverso da un occhio un po' più da principiante. Per farlo devo trovare qualcuno, ci vuole una modella. Ma ciao Saretta! Ciao! Saretta! Come stai? Bene, bene, grazie. Bene, però adesso ci vorrebbe anche un'altra persona, una parte della famiglia, sai che è tutto in famiglia, tutto diciamo meglio. Chi? Gaietta! Sono la principiante. Detto così sono amato. No, diciamo che, ecco, Gaietta, raccontaci un po' la tua storia. Ti stai approcciando, vieni qua Saretta, dove sei? Ti stai approcciando alla fotografia, giusto? Sì, ho fatto un corso che mi ha dato le basi. Ho bisogno di un mentore che mi aiuti a mettere in pratica in maniera efficace. Ed eccolo qua il tuo mentore. Allora, oggi faremo questo. Scegliamo una macchina fotografica, farò scegliere tutto a Gaietta. Impostiamo la macchina su priorità di diaframmi. We got it? Yes. You got it. E facciamo tutto in automatico, JPEG, e vediamo la differenza tra un occhio più esperto, il suo, e un occhio da principiante, cioè il mio. Vediamo un po' le foto, la differenza. Sei pronta per questo giochino? Prontissima. Yeah. Allora, scegliamo due location a testa e Saretta si presterà a fare la nostra modella. Oh yeah. Ok, partiamo. Andiamo nello zaino e vediamo cosa c'ho da scegliere. Ovviamente tutto questo grazie a RCE, che ci ha omaggiato diversi pezzi a disposizione. Grazie RCE. Grazie. Qui RCE, qui, qui. Ecco qua il nostro zainetto fotografico e vediamo un po' cosa c'è dentro. Se riesco ad aprirlo. Guarda, zip. È di qua forse? Ok, di qua. Ta-na-na-na. Niente! Ok, allora, Gaietta, abbiamo la Sony A7 III. Ok, a disposizione c'è il 28 mm, il 50 mm o il 35 mm. E poi qui abbiamo la Fuji con il 23 mm f2, che è un equivalente del 35. Quale vuoi scegliere, Gaietta? Scegliamo la Sony con il 50 mm. Ok, ottima scelta! Sei carica? Sei felice per questo 50 mm? Ok, prepariamo il tutto. Ecco qui il nostro 50 mm montato. Non c'è la card, potrebbe essere un problema. No, ma ce l'ho qua da qualche parte. Impropinquiamo questa SD in su. Ah, era già messa dentro. Quello che colpisce è la professionalità. Mettiamo i nostri priorità di diaframmi, che è su sulla lettera A di aperture. Ah, okay. ISO mettiamo automatici, fa tutto lei. Ok, noi ci dedicheremo soltanto alla composizione fotografica. Perfetto, ci siamo. Abbiamo la mia Sony A7 III con il 50 mm Sigma Art montato, priorità di diaframmi, e adesso iniziamo a scattare. Gaietta, puoi scegliere tu la prima location. Allora, visto che siamo alle spalle di queste bellissime magnolie, io le sfrutterei. Perfetto, partiamo. Come ci si sente con una 7-3 in mano? È a professionisti. Ok, possiamo farcela. Ok, perfetto. Vai Saretta, vai, sei tutti noi. Allora, tu puoi gestirla, puoi dirigerla, puoi fare un po' quello che ti senti, eh? Ok, piano, guarda me. Piano, girati, guarda me. Dobbiamo togliere gli elementi di disturbo dall'inquadratura. Brava, ma chi te l'ha detto questa cosa? È incredibile. Stringo l'inquadratura. Bravissima. Gliel'ho detto io comunque. È grossa questa macchina. Toccati i capelli dall'altra parte, ok? Ok, tocca a me, sono carico. Allora, partiamo. Ah, stai tagliando gli elementi di disturbo come ti avevo suggerito io? Esattamente. Io ce l'ho. Adesso vai tu, cambiamo magari direzione, facciamo un po' in controluce. Vai, questa è tua. Guarda un po' che fortunella, il sole se n'è andato proprio nel momento in cui scatta la Gaietta, eh? Qui abbiamo il destino dalla nostra parte, eh? Ah, ti può pure aiutare, ah, hai capito? Stai ferma così, però guarda verso di me. Guarda là, girati leggermente verso di me, ma guarda sempre là. Qualcosa ho portato a casa. Ok, ok, ok. Vai, give me the acid stress. Ho visto un'ape vicino al tuo viso. Non fa niente, non fa niente, è
rischio e il pericolo. La differenza è che un professionista rischia la vita anche per una foto, la vita. Solo nell'orecchio praticamente. Okay. Vuoi fare l'ultima qui? No, cambiamo location. Oh, vabbè, scusa, va bene, non volevo cambiamo dire. Cambiamo location. Ok, allora, la prima l'abbiamo fatta, adesso andiamo verso la seconda. Quanto felice, da 1 a 10? 100! Wow! Allora, questa sarà la location che il fotografo ha scelto per voi. Vedete questo pontile. Poi magari come seconda, terza location potremmo scegliere le cannette. Poi ci sono le barche, faccia tutto qui, siamo tutti felici. Va bene? Bene. Vedete i professionisti come prendono in mano la situazione, la guantano proprio. Allora, vai lì, Salettina. Questo non lo so, lo scopriremo. È sensibile all'acqua, quindi se cade nel lago... E abbiamo qui una super modella, guardate qua, ma anche una super fotografa che mi ruba il lavoro. Ti giri un attimo e ti rubano il lavoro. Com'è rubare il lavoro? Com'è? Fantastico. Questo è sensibile all'acqua. E che sono molto sensibile io, capisci? Perché vedete, qual è la problematica qui, come sempre, è la luce, no? Vedete, la luce filtra queste persiane e le arriva sul viso, vedi? E fa tutti questi effetti un po' non tanto carini. Allora le facciamo girare il viso così, di modo che non ci sia la luce sul viso, ok? Però le spalle, se me le gira così, in foto poi dopo viene tipo un po' chiusa. Che potremmo provare, magari un effetto carino. Però in realtà io volevo che lei stesse un po' più aperta. Quindi così e così. E guarda a me. Abbassa un pochino il viso. Ok? Sciogliti le spalle, baby. All right? Oh yeah. Così, perfetto. C'è un secondo problema, perché non è che ne basta uno, ce ne servono due. Lei, girandosi da questa parte, girate come eri prima, lei adesso ha il viso in ombra. E va bene, perché non ci sono più le brutte... Aspetta che mi sono filmato. Non ci sono più le brutte ombre cattive di prima. Ma il problema è che il lago però da solo è illuminato. Quindi, se io voglio esporre il suo viso bene, quindi che si veda bene, il lago però sarà tutto troppo luminoso e quindi non si vedrà una fava del lago. Allora dobbiamo cercare di giocare con la luce di modo da valorizzare sia il lago che lei, ed è una cosa molto difficile, ma noi non ci facciamo spaventare da nulla. Quando c'è una superficie dalla quale è possibile cadere, come un pontile, un palco, eccetera, eccetera, dovete fare questa cosa. È un trucchettino che a me ha salvato la vita miliardi di volte. Prendete il vostro piedino e lo posizionate sul confine. Così sapete dove finisce e con l'altro vi muovete. E state sempre attenti a tenere qui e poi ti muovi di conseguenza. Così sei sempre dove è il confine. Te. Avevi ragione, il lago dietro non si vede niente. Gaietta, ci sta prendendo gusto, eh? Attenzione, sente la pressione della gara. La sente sul collo, ma non si fa distrarre. E ci riprova, di nuovo. Un altro scatto, un altro giro, un'altra corsa. La modella collabora. Mai vista così collaborativa la Saretta nei miei confronti, mai. Ce l'abbiamo? Cedo la palla. We got it. Vai, Saretina, mettiti con i piedi lì. In difficoltà. Il problema è sempre lo stesso, no? È troppo illuminato il lago, poi noi qua siamo in ombra e quindi ci vorrebbe un pannello riflettente, ce l'hai? L'ho lasciato a casa. Eppure io. Non avendolo, non riusciamo in controluce a gestire la luce al meglio, soprattutto scattando in JPEG, magari in RAW si riesce a recuperare, ma visto che poi col JPEG non riusciamo a fare un lavoro come ben si confà a un fotografo professionista. E allora cosa facciamo? Sfruttiamo il fatto che questo parte di lago sia in ombra, lei è in ombra, ombra con ombra uguale? Luce, baby! No, sdraiata. Proprio. Sente, però da sull'angolo. Sdraiata. E vedete come non collabora con me? Io non so se l'avete notato. È stato faticoso, ma l'abbiamo portata a casa, ragazzi. E c'è anche il lago, è incredibile. Poco, ma c'è. Andiamo sulle barche. Andiamo sulle barchette. Per la terza location, che è quella lì. Sei carica, Saretta? Sì. Non diciamo che è sempre ciclo. Oh! Vabbè, si fa tagliare, Saretta. Allora, vai. Dicevamo, sulla barchetta. Io vorrei, tipo, rimetterti la giacca. Magari facciamo un po' una roba un po' più street. Un po' yeah. Oh, yes, red skin on the night. Yeah. Oh, yeah. Vuoi iniziare tu? Se mi dai un secondo per pensare al come impostare l'inquadratura, sì. Se vuoi inizio io. Se hai già le idee, inizio tu. Anche tu in preciclo? Saretta. Mi piacerebbe, prova a metterti qua. No, seduta. Un po' da gangsta. Yeah, questa è l'attitudine, brava.
Sì, ma non spiare le mie foto, eh. Aspetta, vieni qui. Attenzione, disboscano il lago pur di fare una foto che vinca la competizione. Guarda, no. Visto che noi principianti non sappiamo tutte quelle cose delle ombre, le canne, così, queste sono cose di cui ci occuperemo quando saremo professionisti. Allora, noi facciamo le pose fighe. Power stance. Allora, Saretta. Non avevamo dubbi, Saretta, non avevamo dubbi. Poi mi spieghi cosa sono le power stance, per favore. Ok. Tipo quelle dei chitarristi sul palco. Ah, ok, ok. Attenzione, guarda che faccia power stance che c'hai. Allora, direi che come quarta potremmo utilizzare e sfruttare queste cannette. Ti piace l'idea? Pausa cannetta? Vediamo. Avventuriamoci. Sì, c'è pantano, non si può andare. Niente, allora, nelle cannette lì non si poteva stare. Faremo il giro di tutto il lago in cerca di una right location. O anche left location. Saretta, cosa dici? E qui passerà un'altra bicicletta. Questa è la zona per me. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Potevamo mica entrare, eh? L'hai visto il cartello? No, là? Vista, non vista. Si poteva entrare se non c'era il ciclo. Ce l'abbiamo? No. Con la promessa che arriverà, noi possiamo entrare. Da. Segnatevelo tutti: 17 marzo, ciclo di Saretta. I cavalli. Ma noi aspetteremo queste palme per le ultime foto. Arrivo, Saretta! Non ti muovere da lì! Guanta la mano, guardala, guardala! Sei salva, Saretta, sei salva! Adesso noi ci mettiamo qua dentro e facciamo l'ultimo set di fotografie. Bene, molto bene. Vai, tieni lo scettro del potere. Questo obiettivo è offerto da RCE. Quanta invidia. La nonna prima ha detto che aveva un bellissimo caschetto biondo. Sì, lo so. La nonna continua a dirmi: perché non si fa crescere i capelli? L'ha detto anche a noi. Non mi piace se si fa crescere i capelli. Nonna, non li ho. Nero o bianca? Esatto. Bianca. Vabbè, e a me tocca ovviamente raccogliere, mettere a posto. Ah, guarda che pose. Non gliel'hai mica detto te questa qua, me l'ha rubata a me quella posa lì. Ma invece gliel'ho detta io. Piovono minacce. Faccio io la sessione qui e poi facciamo di là? Sì, bene. Intanto raccolgo le idee. Vai. Attenzione, il trucchetto flippa lo schermo. Lo conoscevo. Manca l'ultima posa, l'ultimissima. L'ultimissima. Vai. Attenzione, non stavamo riprendendo, ma Gaietta ha appena chiesto a Saretta di sedersi per terra nel bagnato tra i vermi. E Saretta, guarda, come è contenta. Per Gaietta questo è dato. Attenzione, la stylist Gaietta ha ripreso quota. Adesso scatterà delle foto magnifiche a Saretta. Guarda lì. Tac. Hai finito? Ok, ultimo turno mio, visto che hai voluto fare il turno bonus. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche questo ultimo round è finito, è terminato. Aspetta che giro qui. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abbiamo finito la sfida di quest'oggi. Fateci sapere quali sono le foto che preferite. E chi è il fotografo che preferite? Tanto già lo so chi è. E sentito? No, era Benio. Ah, ok. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.